Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con Gone Home. Nello scorso episodio abbiamo finito di controllare tutto il pian terreno di questa casa. Ora, è importante che si vada su, perché in una stanza, non ricordo esattamente dove, credo alla fine di questo corridoio, abbiamo letto un messaggio importante. Purtroppo la prima registrazione che ho fatto è andata un po' a puttane, perché il microfono non era attaccato bene, però non è un problema perché in questo gioco non è che succedano tante cose irripetibili, semplicemente bisogna andare in giro, bisogna spippolare, quindi vi spiego un po' quello che è successo. Questo pezzo di carta mi ha fatto pensare. Katie, ti prego, qualsiasi cosa tu abbia trovato, non dirlo a mamma e papà. Lattico. Sam ci scrive questo messaggio. E a questo punto non sappiamo di che si tratti, quindi andiamo nell'attico, visto che abbiamo controllato tutto. Qui ci sono gli studi del papà, della mamma. Il papà è scrittore fissato con JFK, la madre lavora nella forestale. Tutte cose che abbiamo già visto negli scorsi gameplay. E mi sono andato anche a rinfrescare la memoria riguardandomeli, perché non mi ricordavo, e saranno 10 giorni che non gioco. Mi sono messo a giocare ad altro, cose che mi hanno attirato un po' di più, e adesso sono tornato qui. Voi però vedrete i gameplay abbastanza consecutivamente, in base a quella che è la programmazione. Oh, questa stanza, perché io punterei a questa, ovviamente, l'attico. Però ci sono altre stanze da controllare. Vi faccio vedere la stanza di Sam, che ovviamente è quella contraddistinta dalle radiazioni. E qui ho trovato praticamente la fiera dei ricordi, ragazzi. È letteralmente la fiera dei ricordi. Qui doveva esserci un Super Nintendo, ma c'è solo la cassetta di un gioco, che tra l'altro non conosco. Adventures the Cat. Non lo so, secondo me è una merda di gioco, veramente. Qua sotto i più appassionati di Street Fighter impazziranno, perché ci sono le istruzioni per fare le mosse con Chun-Li. E vabbè, è figo, è figo. Dopodiché abbiamo una cassetta di orribile musica, ma orribile musica, che la fidanzatina di Sam ha dato a Sam, o comunque la ragazza che frequenta. È musica inascoltabile, ve la propongo per alcuni secondi, poi la togliamo. Ancora tentativi di scrittura amatoriale. Abbiamo visto che in qualche modo anche Sam è predisposta per la scrittura, tant'è che qua c'è la brochure di un college che organizza un corso di scrittura. Porco Giuda, che merda! Vaffanculo! Che organizza un corso di scrittura creativa. Ovviamente gli insegnanti hanno consigliato questa cosa a Sam. Qui invece vediamo una lettera di richiamo della scuola, perché la ragazza indossava una maglietta ritenuta, in realtà non so perché, con una birra, una maglietta ritenuta inopportuna per l'ambiente scolastico, al che hanno detto: signorina, si deve togliere la maglietta, se la deve girare al contrario, faccia come le pare. E invece la ragazza ha detto: no, me la tengo e mi faccio sospendere. È una ribelle senza dubbio. Ehi Sam, vuoi venire all'anfiteatro a vedere Pulp Fiction dopo le lezioni? È uscito la settimana scorsa e Todd non la smette di parlarne, quindi o è proprio fantastico o se no potremo prenderlo in giro perché gli piace. Mia madre dovrebbe prepararci la cena stasera, tanto per far qualcosa di diverso, ma credo di riuscire a svignarmela.
a che ora, e comunque quel film non dovrebbe essere troppo violento, vero? Non è che poi vomito? Secondo Todd è abbastanza intenso. Pare che Uma Thurman venga pugnalata al cuore con una siringa di eroina, quindi è abbastanza esilarante. E poi qualcosa sui cheeseburger che deve essere importante. Penso che verrà anche Todd perché vuole vederlo di nuovo alle 19:15, va bene? E non vomiterai. Benissimo, ci vediamo allora. Pulp Fiction, ragazzi. Con un cheeseburger che vomita. Qui abbiamo semplicemente il cesso. Cesso nel quale... Wow! Sangue. No, non è sangue. È tinta per capelli. Tinta per capelli perché... Sam e la sua amica si sono fatte la tinta. E c'è stato anche un momento piuttosto intimo tra le due. Aspettate che magari c'è... Eccola qui. Oggi Lonnie ha portato la sua tinta per capelli. Mi ha detto: devo fare il colore sulla ricrescita, potresti aiutarmi? Fare la tinta è stranamente intimo. Non ricordo di aver toccato lo scalpo di nessun altro prima d'ora. È piuttosto intimo, no? Almeno così mi è sembrato. A un certo punto ci siamo guardate entrambe allo specchio e mi aspettavo che dicesse qualcosa sul mio aspetto, positiva o negativa, ma invece se ne uscì con un "sei bellissima", guardandomi dritto negli occhi. In quel momento avrei voluto dire qualcosa, ma ho esitato e quel momento svanì. Lonnie. Questa non l'ho letta. Katie, mamma e papà ti stavano preparando la stanza degli ospiti per starci d'estate, ma sei tornata a casa con così breve preavviso che non c'è stato tempo. Puoi usare la mia stanza se vuoi, non ne avrò più bisogno. Sam. E la domanda giustamente è: dov'è Sam? Questa è la stanza degli ospiti che stavano allestendo, ma noi a sto punto possiamo stare nella stanza di Sam, che ce l'ha lasciata molto gentilmente. Diario della caccia ai fantasmi. Questa Sam faceva solo cose strane. Diario di avvistamento, 31 agosto 1994. Un'ombra alata nel salone al piano di sopra. Quando ho girato l'angolo non c'era nessuno. Quanto era alto zio Oscar? Nota, non indossavo gli occhiali. Come a dire, forse ho visto una puttanata per un'altra. 3 settembre 1994. Una flebile voce proveniente dal fondo delle scale. Ho detto ciao. Non ho indagato ulteriormente, probabilmente era la fornace. 9 settembre 94 alle 4:15 del pomeriggio, latte versato nel frigo, era avariato, quasi sicura di aver letto che gli spiriti possono inacidire il latte era stato comprato ieri. 9 ottobre, Lonnie dice di sentire una presenza nella stanza della TV, sento improvvisamente freddo, costruiamo una fortezza coi cuscini. Ragazzi, scusate, ci sono rumori, casini, oggi va così, devo registrare con il bordello perché alle 8 di mattina rompono il cazzo. Io e Lonnie usiamo la scatola Ouija come medium, messaggi inquietanti dall'altra parte, Oscar è sicuramente qui. Zio Oscar. 28 ottobre 94 alle 10, 29 ottobre 04. Questo è tutto un appostamento proprio, dalle 10 del 28 ottobre alle 4 del 29 ottobre. Ho convinto Lonnie a restar sveglia tutta la notte per aiutarmi a perlustrare l'edificio, annotando ogni segno di presenza ultraterrena. Lonnie ha riportato svariati avvistamenti, ma tutti non confermati. Possibile ectoplasma nell'attico, probabilmente a causa del tetto non stagno. Campione archiviato per precauzione. Malgrado i nostri sforzi, ci siamo addormentate verso le 4. In fin dei conti è stata una nottata di uscita. Va bene, ed è proprio nell'attico che stiamo andando, eh? Ehi Sam, mi chiedevi quale fosse il significato dei miei nastri del J-Rotrk. Ecco, un'utile guida. Orientamento. Significa che l'esercito pensa che io possa ritrovare la strada giusta. Squadra fucilieri. L'esercito mi ha designato macchina semina morte certificata. Esercitazione avventura. Sono un'avventuriera nata e niente può fermarmi. L'esercito me lo riconosce. Per cui se prima pensavi che non fossi forte, adesso non puoi più. Lonnie. The Misfits. Sono fantastiche. Non scordarti il costume. Una festa di Halloween con un gruppo che suona. To lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad situation.
But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Ok. E adesso finalmente la camera oscura di Sam. Non entrare se le luci rosse sono accese. Cazzo. Ragazzi, c'è un problema. Io vorrei andare a vedere nell'attico cosa c'è, ma è chiuso. Allora, nella stanza di Sam, però, abbiamo trovato una cassetta di sicurezza. Una cassetta di sicurezza che richiede un codice per essere aperta. Vi faccio vedere. Questa. Io ho provato la password 0119, ma qui c'è scritto solo 119. E qui ci sono delle celebrità anni 80. C'è Kelly di Beverly Hills, Jodie Foster, Neve Campbell. È lei che non mi ricordo chi cazzo sia. È quella di... è quella di 9 settimane e mezzo. Porco Giuda, non mi ricordo. Annotazioni: un compito non impegnativo, placca metallica per ritratto familiare, soggetto non complesso. Quando ho detto che mamma e papà dovevano essere sostituiti con i nomi dei genitori, non intendevo di aggiungerli semplicemente al di sotto. Livellamento sui lati accettabile, mostra più orgoglio nel lavoro. Ah, allora, Sam ha fatto... Adesso vi faccio vedere, che sennò non vi ricordate magari. Io ci sono appena passato. Sam ha fatto una cornice per un ritratto di famiglia. Però le hanno detto... cioè, lei ha scritto mamma e papà su sta targhetta. Però le hanno detto, no, non è mamma e papà, ci devi mettere i nomi. Invece Sam ha fatto la targhetta... con su scritto Katie, Mom and Dad, sotto con le parentesi Jan and Terry. Vabbè, è una ragazza un po' con la testa tra le nuvole sta Sam, chiaramente, da come ce la raccontano qui. Il punto è che non riusciamo ad accedere alla sua stanza segreta, all'attico. Vediamo che cosa abbiamo. Oggetti. La chiave di riserva. Non possiamo aprire questo cazzo di lucchetto con la chiave di riserva? No, perché questo va solo con la combinazione. Quindi no. Però non potremmo usare la chiave di riserva. L'ha messa nell'anatra. Questa è la stanza dei nostri genitori. La stanza da letto, perlomeno, perché lo studio già l'abbiamo visto. Biancheria, tutte queste puttanate. Il cesso. E là, il bagno diviso in due. C'è la zona cesso e vasca e la zona... Giustamente, se uno sta cagando, l'altro può comunque truccarsi. È una buona idea. Io adesso, ragazzi, sono terrorizzato all'idea di dover tornare indietro e di dover spippolare di nuovo tutta la casa alla spasmodica ricerca di una chiave. Lonnie, ero nella libreria e ho notato qualcosa nell'angolo. Corner, sì. E ho trovato un passaggio segreto.
E c'era la roba di Oscar, di zio Oscar a questo punto. Oh mio Dio, devo vederlo. Fermi, ragazzi. Allora. La camera di mamma e papà, bagno. Ah, ok, dobbiamo avanzare da questa parte. All'attico, esatto, però noi dobbiamo andare via. Dobbiamo rientrare nella stanza di mamma e papà. Eccoci qua. Perfetto. Stanza di mamma e papà. Ora, di qua. Dove sarebbe il segreto? Apri pannello. Ma non si apre. Si è buggato, cazzo. Si è buggato. Ok, c'era la scatola dentro. Si era compenetrata la scatola e si era buggata. Vaffanculo. Wow. Ecco perché. C'avevano il club dei. Oh, e quello? Nella sua stanza. Ok, qua che cazzo c'è? Tutte stampe, cose strane. Non vedo più un cazzo. Oh cazzo, si è spenta la luce. Chiudiamo tutto. E noi ci vediamo al prossimo gameplay perché abbiamo scoperto che in casa ci sono degli scomparti segreti.